un camion, un distributore automatico di sigarette e un porto. Sono questi gli ingredienti di una intuizione che ha rivoluzionato il commercio globale. Un giorno del 1937, l'autotrasportatore Malcolm McLean è in un porto del New Jersey davanti a un distributore automatico di sigarette, in attesa di scaricare il camion e caricarne il contenuto su una nave. All'epoca, il processo di carico e scarico dai camion è lungo, faticoso e pieno di tempi morti. Se le merci fossero inserite in appositi contenitori, pensa McLean, sarebbe molto più semplice caricarle direttamente sulla nave. Inoltre, se i contenitori fossero tutti di una stessa misura, si potrebbero impilare uno sull'altro, proprio come i pacchetti di sigarette, ottimizzando gli spazi della nave. Nasce così l'idea del container. Ma servono altri 20 anni per mettere a punto l'idea e ottenere i finanziamenti necessari. Il 26 aprile del 1956, di fronte a un centinaio di invitati, McLean fa caricare e salpare da Newark una nave recuperata dal periodo bellico, appositamente riallestita per ospitare 58 containers. Quando la merce arriva a destinazione, a Houston, nel Texas, McLean comunica di avere speso per le operazioni di carico solo 16 centesimi a tonnellata, anziché quasi 6 dollari, il costo standard dell'epoca. Questa idea rivoluzionaria accelera enormemente la circolazione delle merci, che possono passare facilmente da un mezzo di trasporto all'altro. Senza il container non sarebbe più pensabile il commercio globale così come lo conosciamo. Si stima che ogni anno nei porti del mondo ne passino oltre 800 milioni. Negli scorsi mesi abbiamo toccato con mano la nostra dipendenza dalle navi cargo che trasportano container. La sola Ever Given, che a fine marzo si era incagliata bloccando il canale di Suez e centinaia di navi cariche di merci, ne trasportava oltre 18.000.